17. 18. E qual è l'utilità di questo miracoloso unguento? Non è un unguento, è una sostanza che avrà effetti terapeutici straordinari, nonostante il vile materiale da cui è tratta. Mi sbaglio? O state raccontando ad un religioso degli effetti magici di una sostanza tratta dalla muffa? La magia non c'entra niente, c'entra la scienza, anche nella muffa. È giunto il momento che la luce brilli sulla superstizione. La superstizione ci ha sempre aiutato. Almeno prima potevamo giustificare con la magia, dare la colpa alla magia. Per molti di quelli che tu rappresenti, l'uomo ha avuto origine dal fango. E ti meravigli che dalla muffa possa avere origine un farmaco? Non è certo con un guinzaglio che possiamo pretendere di traghettare i nostri simili. Qui non si discute di guinzaglio, ma di guide. Su questo sono assolutamente d'accordo. La necessità di avere valori assoluti è intrinseca alla più vecchia esistenza umana. Crearsi da mare degli idoli che poi nel tempo sono diventati filosofie o religioni, le quali io rappresento. L'evoluzione è parte della nostra natura, ma nel pensiero, nelle arti, nella medicina. Ma quanto è necessario, illustrissimi, il nostro apporto? Forse lei è un po' troppo giovane e non le è chiara la sua posizione, che non è quella di accettare o convivere con dei dubbi, bensì di debellarli e garantire certezze. Ma come si può debellare il dubbio? Non forziamo troppo il destino. No, no, no. Noi prendiamo per mano il nostro unico figlio e lo educhiamo, lo responsabilizziamo, non lo violentiamo, lo aiutiamo a crescere. È il corpo il nostro primario problema. Il corpo si ammala, ha bisogno di cure. Continuiamo a servirlo delle medicine di cui ha bisogno. Lasciando che si affidi all'Onnipotente. Lasciamoci senza ulteriori tentennamenti, illustrissimi, la prerogativa della guida, riprendendo il nostro viaggio. Sì, illustrissimo saggio. Va bene, affidiamoci all'ordine naturale delle cose. Ma non è pazzesco affrontare ancora discussioni sulla razza dopo tutto quello di cui ci si è macchiati in questo tempo? La razza non è altro che un simbolo di appartenenza. Gli uomini hanno bisogno di appartenere, di amalgamarsi. Non possiamo privarli di questo.
e da quando appartenenza significa segregazione o superiorità. Se anche si commettono degli errori in base alla genia, molto spesso questi consentono di evitarne altri, più gravi e scellerati. Ecco, vedete, noi apparteniamo a una razza che ha fatto tanti sbagli. Impedire l'uguaglianza significa proteggere queste razze inferiori da fare errori spaventosi che abbiamo fatto noi, ripetere le stesse nefandezze. Il punto di vista protettivo è assolutamente interessante. Un mondo senza la guerra, questo sarebbe interessante. Si dovrebbero combattere battaglie solo in nome della scienza. Tra 100 anni ci ritroveremo a parlare non di un mondo diviso dai denari, dalle terre, ma dalla possibilità di curarsi o meno. Sangue, infetto o meno. Speranze di vita e non. Ah, questi discorsi mettono i brividi. Scaldiamoci con un po' di vino. L'alcol tiene lontano il freddo. E i brutti pensieri. Le notti a venire sono ancora tante. Parole sacre. L'essere femminile merita una posizione di riguardo. Non una semplice compensazione dell'uomo, ma un faro dell'uomo stesso. Un faro che si accende ad intermittenza. Combatterà le sue battaglie. Scenderà, voterà, andrà in guerra. Per poi ritornare a guardarsi davanti allo specchio. Giammai si dovrebbe andare contro natura, specie se la propria. Pensate se a questo tavolo dovesse un giorno sedere e non solo servire una donna. La capacità di distruggere è propria di entrambi, quella di aggiustare è solo dell'uomo. È biologia, è scienza, certezza. Perché, illustri, non si chiede mai l'opinione del nostro scrivano, che pure sta lì, ascolta tutto ciò che diciamo. Non te la potrebbe dare, è muto. Ma ha un udito eccezionale. Anche adesso ha sentito, ha udito. Incredibile. Eccezionale davvero. Mi chiedo, come porre un freno all'eccessivo sviluppo che abbiamo programmato? Il progresso va bene, ma non vi pare, illustri, che questa velocità vada anche contro noi stessi? Nonostante tutto il convivio, è conscio di avere dei limiti. Limiti posti dal caso. Certamente la velocità, l'irrefrenabile sviluppo delle macchine, vanno a discapito della serenità umana. L'importante è mascherare il dilettevole con l'utile. Ci sono processi che appariranno naturali. E soprattutto inarrestabili. Le macchine vi faranno perdere il lavoro, la dignità, la salute. Poi saranno inventate altre macchine per cercare di recuperare e migliorare le stesse cose che esse toglieranno loro. Senza contare che ci sarà sempre meno tempo per la fede. Ma io sono convinto che essa non perderà efficacia. Almeno per il prossimo secolo. La libertà e le lotte per essa. Questa è la più grande illusione prossima futura. Ti vedo più attento di quanto tu voglia apparire. Sei in forma, ragazzo. Beh, il primo responsabile di questa illusione è il convivio. Tutti dicono che la libertà sia un bene imprescindibile e superiore al resto e via discorrendo.
Intanto si trama, si inganna, si finge. Sei così razionale. E poi ti accusano di essere l'oppio dei popoli. No, signore. Io pretendo di non essere accusato di questo. La religione non butta fumo negli occhi. Semmai la scienza. Sì, è la scienza a ricercare il dolore degli altri. Credo di non capire. Un preciso compito della medicina è dare sollievo alle sofferenze, salvare un altro conto. Tutto qui. Tutto qui? Tutto qui. 19 20 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22
chiuso. Invece il cerchio si è già chiuso. Perdonate l'irriverenza dovuta forse all'inesperienza, ma un tarlo Massilla, come fate ad ostentare la sicurezza che ciò che abbiamo previsto accadrà, senza conoscere né indottrinare uno solo degli artefici della storia che abbiamo scritto per il Novecento? Per un motivo molto semplice. L'esperienza maturata nel corso di millenni ci ha insegnato che la nostra specie può solo apparire manovrabile, ma in realtà lo sono solo alcune reazioni. Reazioni che tuttavia sono sempre uguali a loro stesse e sono pertanto prevedibili. La ciclicità dei comportamenti è il nostro indistruttibile guinzaglio. La ciclicità. La ciclicità. La ciclicità. Terminato, maestro.